La libera circolazione dei lavoratori, la libera prestazione di servizi sono due delle quattro libertà fondamentali del nostro mercato interno. Da quanto ho assunto il mio mandato, non ho mai sentito mettere in discussione queste libertà, ma ho spesso sentito dubbi su quattro aspetti specifici: l'impatto della mobilità sul paese di invio e ricevente, l'attuazione effettiva delle norme vigenti, alcuni squilibri specifici che vengono percepiti come disonesti, non giusti, e poi la necessità di garantire un quadro omogeneo sul mercato interno. Sono profondamente convinta dell'importanza di non ignorare questi dubbi, ma piuttosto di fugarli. E come dovrebbe essere strutturata la nostra risposta? Innanzitutto, non dobbiamo temere la mobilità dei lavoratori, ma piuttosto dobbiamo promuovere il valore della libera circolazione per cui si batte l'Unione Europea, sottolineandone i benefici nel medio e lungo termine per i cittadini, per il mercato del lavoro e per le nostre società. In secondo luogo, abbiamo bisogno di regole chiare, giuste e applicate veramente, cosa che non accade sempre oggi, c'è spazio per migliorarsi. A nostro avviso, abbiamo a disposizione ora quattro strumenti che già danno alle autorità nazionali degli strumenti migliori per garantire che la libera circolazione sia giusta e ben gestita. Eures, la piattaforma contro il lavoro non dichiarato, la direttiva di attuazione sulla libera circolazione dei lavoratori e la direttiva di attuazione del distacco dei lavoratori. Questi quattro strumenti dovrebbero tutti essere applicati senza intoppi, senza problemi. I miei servizi danno assistenza attiva agli Stati membri, ma una volta scaduto il termine di recepimento delle direttive, il prossimo giugno, la Commissione non esiterà ad adottare misure di esecuzione se necessario.